Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Bitcoin e in generale le criptovalute, soprattutto negli ultimi anni, stanno diventando veramente molto molto chiacchierate, soprattutto perché effettivamente si vedono tante persone che hanno fatto veramente tantissimi soldi investendo in esse. Proprio per questo motivo, tante persone vorrebbero effettivamente iniziare ad investire in criptovalute e riuscire a fare l'affare della vita. Ma il problema è che ci sono sempre le solite perplessità, i soliti dubbi. Perché, come sapete, le criptovalute in realtà sono molto molto volatili e quindi si finisce col pensare: sì, io magari investo e se poi, visto che non sono molto pratico, finisco con il perdere tutti i miei soldi. E ragazzi, in realtà è un pensiero che ci sta assolutamente. Questo perché ovviamente andare ad investire senza avere una strategia è una delle cose peggiori che si possa fare. Proprio per questo oggi voglio mostrarvi un metodo veramente semplicissimo alla portata di tutti per andare ad investire in modo intelligente e soprattutto statisticamente molto profittevole. Vi anticipo inoltre che in questo video andremo ad utilizzare tante metodologie combinate tra di loro per andare ad ottimizzare tutti i possibili guadagni. Prima di iniziare però mi raccomando, lascia un bel like al video, iscriviti al canale se non l'hai già fatto perché per te è totalmente gratuito, ma faresti davvero tantissimo per me. Se vuoi restare sempre aggiornato, inoltre ti lascio qui sotto in descrizione il link al mio canale Telegram e al mio profilo Instagram in cui posto continuamente nuovi contenuti. Sigla e partiamo subito. Ribadisco che io non sono assolutamente un consulente finanziario, questo è semplicemente un video a scopo informativo e ovviamente invito tutti quanti a fare le proprie valutazioni sulla base delle proprie esigenze personali. Una delle cose fondamentali su cui ci soffermiamo oggi è la tecnica del dollar cost averaging. Questa tecnica, in sostanza, consiste nell'andare a fare degli acquisti ricorrenti sempre utilizzando la stessa cifra, una sorta di piano di accumulo in modo da andare a mediare effettivamente il prezzo della nostra posizione. Quindi, per esempio, non lo so, mettiamo caso che io decido di investire 100 dollari ogni mese in Bitcoin. A me non importerà se in quel momento Bitcoin sarà a 30k o se sarà a 80k. Proprio non mi importa, neanche vado a guardare effettivamente questa informazione perché io so che ogni mese dovrò investire 100 dollari in Bitcoin. In questo modo andremo effettivamente a mediare il prezzo e, statisticamente parlando, questa è una delle tecniche più profittevoli in assoluto per andare ad investire sul lungo periodo, ovviamente su un asset con dei fondamentali belli solidi alle spalle. Ma vediamo un po' più concretamente con questo grafico. Allora, questo che vedete qui è un grafico che rappresenta sostanzialmente il dollar cost averaging applicato a Bitcoin. In questo caso cosa facciamo? Andiamo a mettere qui il purchase amount, quindi in questo caso scegliamo quant'è la quota che dobbiamo andare a investire. In questo caso qui andiamo a mettere la frequenza, quindi per esempio scegliamo mensile. Ipotizziamo di creare questo piano di accumulo per 3 anni. Ovviamente io in questo caso faccio finta di aver iniziato questo piano di accumulo 3 anni fa, per ovvi motivi non posso fare una stima relativamente alle condizioni future. Una volta impostate queste variabili, possiamo vedere qual è il totale investito, ovvero chiaramente 3.600 dollari, perché abbiamo fatto per 36 mesi a 100 dollari al mese, quindi siamo chiaramente a 3.600 dollari investiti. E possiamo vedere che a quest'ora, se avessimo fatto effettivamente un investimento in Bitcoin 3 anni fa utilizzando la tecnica del dollar cost averaging, avremmo ottenuto un controvalore di 16.688 dollari. Parliamo praticamente di un profitto netto superiore ai 13.000 dollari. Sono delle cifre che, almeno a mio parere, sono davvero, davvero straordinarie. Ma quindi, quali sono effettivamente i benefici della tecnica del dollar cost averaging? Innanzitutto, uno dei primissimi vantaggi, che non è assolutamente da sottovalutare, è il fatto che si tratta di una tecnica davvero semplicissima e alla portata di tutti. Non è necessario avere delle grandi conoscenze pregresse per poter investire in modo profittevole utilizzando questa tecnica. Seconda cosa, davvero importantissima a mio avviso, è quello che, grazie alle varie piattaforme, sarà possibile andare ad automatizzare questa sorta di piano di accumulo. Quindi letteralmente possiamo rendere questo investimento automatico, in modo tale da non dover fare ogni volta singolarmente tutte le operazioni di acquisto. 3. Elimina completamente la componente emotiva all'interno dell'investimento.
Questo potrebbe sembrare una cosa negativa, ma in realtà è una cosa estremamente positiva. Infatti, la maggior parte delle perdite solitamente avviene a causa dell'emotività. In questo caso, invece, andremo ad acquistare una determinata cifra, sempre con una cadenza prefissata, a noi non fregherà assolutamente nulla dell'andamento di mercato. Come quarto e ultimo punto, ma non per importanza, la tecnica del dollar cost averaging è statisticamente estremamente proficua, soprattutto andando ad aumentare l'arco temporale per cui si va a utilizzare questa tecnica. Ci tengo a sottolineare una cosa: ovviamente può capitare, anzi è probabile, che per alcuni periodi, magari anche per vari mesi di fila, potremmo essere leggermente in negativo. Ovviamente non vi preoccupate, è completamente normale, non fatevi prendere dall'ansia, dall'emotività e continuate senza nessun problema con la vostra strategia. Ma adesso che abbiamo visto tutte le caratteristiche, cosa dobbiamo fare concretamente per andare a creare il nostro personale piano di accumulo con la tecnica del dollar cost averaging? Prima cosa, dobbiamo decidere per quanto tempo vogliamo andare ad effettuare questo piano di accumulo. Può essere un mese, può essere un anno, può essere 3 anni, 10 anni, insomma, un po' come vi pare. Ma sempre tenendo in considerazione che più aumenta l'arco temporale e più è facile che questa tecnica sia proficua. Successivamente è necessario scegliere con che frequenza vogliamo effettivamente andare a fare gli acquisti ricorrenti. Possiamo farle uno ogni settimana, possiamo farlo ogni mese, ogni trimestre e così via. Personalmente mi trovo molto bene, ad esempio, a fare un acquisto ogni mese. Infine, cosa davvero importantissima, è necessario comprendere su quale asset vogliamo investire. Personalmente vi consiglio di scegliere degli asset che abbiano un progetto serio alle spalle, come ad esempio Bitcoin, ma ovviamente potrebbero essercene tantissimi altri. Una volta fatta questa analisi preliminare, che è davvero importantissima, non ci resta che scegliere la piattaforma che vogliamo utilizzare per andare effettivamente a fare questo piano di accumulo. Ovviamente potete scegliere quella che praticamente vi aggrada di più. Io personalmente, ad esempio, ho scelto crypto.com per svariati motivi. Il primo motivo è che effettivamente possiamo andare a effettuare dei depositi praticamente a costo zero. Infatti, se si deposita tramite bonifico, effettivamente non ci sono costi di commissione. Un'altra cosa molto importante è che non ci sono costi di commissione quando si va ad effettuare un acquisto. E visto che faremo degli acquisti molto ricorrenti praticamente ogni mese, questa non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Inoltre, c'è anche la possibilità di creare un piano di accumulo in modo totalmente automatizzato. Infine, c'è anche un'altra piccola feature per cui io ho scelto crypto.com, ma di questa ve ne parlo tra poco. Ah, mi raccomando, se non conoscete ancora crypto.com, vi lascio qui nelle schede un video in cui ne parlo in maniera molto più approfondita, perché onestamente ha tantissime funzionalità che possono farvi effettivamente risparmiare o guadagnare, o entrambi, e penso che sia davvero una grande piattaforma, quindi in caso andate a recuperarlo. Ma tornando a noi, adesso che abbiamo fatto tutte queste analisi, che abbiamo deciso la piattaforma, che sappiamo quanto investire e con che frequenza, abbiamo praticamente concluso il nostro piano di accumulo con dollar cost averaging. Ma come vi avevo promesso, non è finita qui. Infatti, nel video di oggi vi faccio vedere come utilizzare delle tecniche supplementari da accostare a quelle che abbiamo già visto per andare effettivamente ad ottimizzare tutto questo investimento e chiaramente cercare di guadagnare il più possibile. Una volta che abbiamo fatto il nostro piano di accumulo e che quindi abbiamo iniziato ad investire ogni mese, potremmo tranquillamente fermarci così, potremmo, non lo so, lasciare lì le cripto, holdarle e appunto aspettare che finisca il piano di accumulo. Oppure possiamo fare una cosa molto più intelligente. Per esempio, su crypto.com, l'altra funzionalità di cui vi parlavo poc'anzi è la funzione Earn. Ho parlato davvero moltissimo di questa funzione Earn nell'altro video su crypto.com e la reputo davvero molto interessante. In questo caso, infatti, noi non ci limiteremo ad acquistare le criptovalute del nostro piano di accumulo, ma una volta acquistate potremo tranquillamente andarle a mettere a rendita nella sezione Earn di crypto.com. Io ad esempio utilizzo proprio la funzione Earn Flexible che mi dà la possibilità di guadagnare una rendita passiva mettendo lì le mie cripto, ma appunto trattandosi della parte flessibile io posso in qualsiasi momento ritirare o depositare le mie cripto. Utilizzando infatti la sezione Earn Flexible di crypto.com possiamo vedere come effettivamente abbiamo la possibilità di mettere a rendita queste nostre criptovalute. Ad esempio, possiamo guadagnare l'1,5% da Bitcoin, possiamo guadagnare il 2% da CRO, Kronos, o addirittura un 3,5% da Ethereum, per esempio. E come vedete, diciamo che abbiamo la possibilità di sfruttare questi tassi di interesse per tantissime criptovalute. Tutte queste percentuali di profitto, ovviamente, vanno a sommarsi a tutte quelle che genererebbe già normalmente il piano di accumulo con dollar cost averaging. E
magari, lo so, possono sembrarvi delle percentuali non altissime, ma vi posso assicurare che man mano che va ad aumentare il valore del nostro piano di accumulo, queste possono diventare delle cifre davvero molto molto interessanti. Ma adesso vi aggiungo un'altra piccola chicca in più. Anziché ad esempio lasciare il vostro denaro semplicemente sul vostro conto corrente per poi utilizzare una determinata somma ogni mese da mettere nel piano di accumulo, potete tranquillamente prendere parte di quel denaro, depositarlo su crypto.com trasformato in USDT e semplicemente mettere a rendita nella sezione Earn Flexible i vostri USDT. In questo modo guadagnerete un 6% di APR in modo completamente passivo e potrete tranquillamente andare ad utilizzare il denaro che riceverete questa rendita di USDT per il vostro personale piano di accumulo. E per chi volesse osare ancora un po' di più, può fare come faccio io. Io ad esempio ho preso una buona parte del capitale che avevo nel mio conto corrente, l'ho trasformato in UST e l'ho depositato su Anchor. Anchor, per chi non lo sapesse, è un protocollo di finanza decentralizzata che ci fa mettere a rendita le nostre stablecoin garantendoci circa un 20% di rendita annua, mantenendo ovviamente in qualsiasi momento la possibilità di prelevare e depositare e ovviamente avendo un rischio veramente estremamente basso. Se non conosci ancora Anchor, ti consiglio di dare un'occhiata al video che ti lascio qui nelle schede. Con il denaro che io ricevo mensilmente da Anchor, ho praticamente creato il mio piano di accumulo in Bitcoin. Sì, esatto, in questo momento, esattamente in questo momento, io sto portando avanti il mio piano di accumulo in Bitcoin in maniera completamente gratuita, perché a fine mese vado a prelevare tutto ciò che guadagno da Anchor e semplicemente lo vado ad investire nel mio piano di accumulo su crypto.com. Signori, secondo me questa è davvero davvero tanta roba. Detto questo, ragazzi, il video per oggi termina qui. Io spero che vi sia piaciuto e spero che vi possa dare qualche spunto interessante per cominciare anche voi il vostro personale piano di accumulo e magari tra qualche anno, tra qualche mese, non lo so, riuscire ad avere un bel po' di denaro in più. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate in generale di queste tecniche e di questo video qua sotto nei commenti. Noi ci becchiamo alla prossima!